Eccoci qua ragazzi, benvenuti a tutti. Allora, test audio, ok. Allora ragazzi, intanto vi ridò il benvenuto e oggi facciamo un giochettino che me lo hanno dato gli sviluppatori molto gentilmente, che è Warhammer Quest 2. Io sinceramente tutto i vari giochi di Warhammer, che sono veramente tanti, diciamo non li ho mai seguiti, anche se il mondo Warhammer mi ha sempre un po' attirato, però non ci sono mai stato tanto dietro, quindi questo è il mio primo Warhammer che provo. Non so se sia bello, se sia brutto, l'ho provato così qualche minutino, però in pochi minuti diciamo non è che si può dare il giudizio a un video. Mettiamo anche l'audio del gioco, da non mi andare in panico un attimo. Siamo su Nintendo Switch, ok. Allora io tanto volevo vedere una cosina veloce, perché gli sviluppatori sono, volevo vedere chi sono, la Perchang, che sicuramente l'ho pronunciato male, quindi io li ringrazio. È compatibile sia per Xbox e PlayStation e naturalmente Nintendo Switch, ok? Quindi io ringrazio la Perchang del gioco, lo ringrazio molto, e andiamo a vedere questo gioco com'è. Non so se voi lo conoscete, non lo conoscete. Save 1, continua. Ragazzi, c'ho poca dimestichezza anche nell'usare Nintendo, perché non lo sto usando tantissimo. Ciao Artio! Sì, dopo cena ci sono, dai, così lavoriamo un po' anche sul server. In quello di Minecraft non riuscivo a entrare prima, in casa, non riuscivo a entrare in casa. Non so se sarà una questione di permessi. L'audio è alto del gioco. Ah, qui sta andando, eh. Allora, nemici giurati combattono a fianco con demoni dell'Apocalisso. Malorosi guerrieri cercano potenti malfatti per aiutare il loro. No, troppo veloce! Gli elfi oscuri assassini fanno incetta di sangue e furiosi nani sventurosi o sventurati, sarà stato. In questi giorni di disperazione potenziale, i nemici formano alleanze scomode per combattere le forze oscure. Due alleati improbabili, un capitano dell'impero e una sortessa dell'elfo oscuro, hanno messo da parte le loro differenze e si sono accoppiati, no, e si sono uniti per compiere una missione altrimenti impossibile. Devono recuperare la mazza di, perché poverino lui ormai è vecchio, e la mazza di Aelstrum, un oggetto dal valore inestimabile sia per gli elfi oscuri che per gli umani, nella lotta contro il caos. Senza alcun timore entrano nelle rovine al di là di sotto, al di sotto della città di Altdorf. La Ford ancora non c'è. Altdorf. Bene, partiamo bene. Allora, questo gioco ha questa visuale dall'alto in terza persona. Allora, sposta L. Io devo vedere i tasti pure, ragazzi, perché io tanto che non ci gioco non mi ricordo manco i tasti. Allora, sposta L, siamo con questo, vi fa vedere. Siamo con L e premi A, sposta con L e premi A per selezionare un guerriere. Apparirà la sua griglia di movimento. Sposta L e premi A per selezionare una casella e spostare i tuoi guerrieri, già troppo complesso. Allora, è a turni, ragazzi. Sinceramente questa tipologia di gioco dall'alto è un po' strano, non l'ho mai giocato dall'alto, quindi io ti seleziono così, prima andiamo qui. C'ha praticamente punti azione, sono usati per muoversi e combattere. Il movimento di una casella costa un punto azione. Il costo delle armi e degli oggetti è mostrato nelle icone corrispondenti. Ah, ecco, questo non l'avevo capito. Quindi per dire una sparata 2 punti azione. Dopo aver speso punti azione, premi inizio per terminare il turno. Va bene. Allora io questo lo fermo qua. Poi fatemi andare un attimo nel menu gioco. Cosa abbiamo? Musica, effetti, ricomincio il dungeon. Praticamente di opzioni non ci abbiamo niente, ma questo non è che un gioco per cellulari è nato come gioco per cellulari, perché allora fine turno la musica è bassa, in realtà c'è, è bassina. Allora poi Marcus Hammerfollo, così apre le porte. Combattimento: i nemici nella portata sono contrassegnati da un riquadro rosso. Spostati su un nemico e premi A per attaccarlo, riduci i suoi punti vita a 0 per ucciderlo, continua A. Allora questa chi è? Questa è la maga. Quindi la maga io ti sparo lontano, eccola. E non mi sa che non ci arriva, proviamo. Critico 12, morte al topo. Lui lo tengo fermo perché tanto lo vedo che non... Li faccio avvicinare io. Hanno il turno anche loro. Beh ragazzi, solitamente i giochi a turni mi piacciono, però questo secondo me non è da fare a turni, cioè un hack slash a turni ha un controsenso secondo me. Allora con lui avanza un peletto, tanto poi mi attaccherà il ratto. Peccato che non c'è l'attacco nel turno del nemico. Cioè solitamente se io lascio i punti azione, poi nel turno del nemico... No, ho sbagliato, ho dato il turno a loro. Vabbè, ho dato il turno a loro per sbaglio. Ti hanno attaccato, usa le pozioni curative per curare i tuoi guerrieri. I quadrati verdi indicano che i guerrieri possono essere curati, i guerrieri con punti vita pari a 0 andranno KO. Ma come li curo? Morto. Morto. Le armi, gli oggetti e le armature attivate avranno l'icona con intorno rosso. Attive avranno rosso. Usa ZL, ZR per passare in rassegna le armi. Premi Z per equipaggiare o rimuovere un'arma selezionata. Quindi ZL, ZR. Mazza o spada lunga. Ah, io in questo momento ho la spada lunga. Mi va bene la spada lunga. Delay. No, lui sì. Delay. Delay di lui, delay di lui. E posso equipaggiare la pozione per utilizzarla, ma non mi interessa. Riponi non mi interessa. Ok, per il momento lasciamo tutto così. Io con questa vado un pelino avanti, faccio il giro lungo. Il tuo turno. Allora, la chiappa qui. Shop shop. Non l'ha mancato. Ok, ma ci manca il sorcio. Abbiamo alle spalle, se il sorcio ha alle spalle, ragazzi. Rexhorn. Scandola, che vuol dire? Vai, fine turno. Lui di scandola. come Bastianic. Ragazzi, adesso c'è una cosa che non segue il calcio proprio. Per me parli arabo, purtroppo. Non lo seguo, non l'ho mai seguito, non lo seguirò mai. Un'elfa silvana guarda delle radure, è incatenata a un muro insanguinata. Lasciala lì. La mazza non si trova da nessuna parte. Gli uomini bestia la circondano urlando e incitando alla violenza. Ma magari ne garba anche, lasciala lì, no? Magari questa elfa silvana saprà come cosa è successo alla mazza. Secondo me, non vorrei essere volgare, però io la lascerei lì dov'è, che secondo me si diverte anche un cincinino, però vabbè. Via, la ratti, via. Qui lo lasciamo fermo. Vai. Turno loro. Che io ora c'ho questo qua. C'ho questo qui. E mi confondo da morire coi tasti. Ah, ma Bastianic, sì, vabbè, quella del Masterchef. Ma non seguo neanche Masterchef, Rex. Bastiano, ho capito che è Bastianic. È un altro imbecille comunque. Usa R per esplorare il dungeon. Quale cazzo di tasto R? Tieni, se non è selezionato alcun guerriero, tieni premuto ZR e R. Ah, ZR, e usa R per modificare l'angolo di visualizzazione. Allora, io ho selezionato gente, sì. Per non selezionare nessuno, cosa devo fare? Mi scusi, come faccio a non selezionare nessuno? Come faccio a star senza selezionare nessuno? Sì, capito che è Bastianic, l'imbecille là di Masterchef. Sì. Ma non seguo neanche quel mondo lì, perché a parte che televisione non so cosa gli è preso, fanno solamente roba di mangiare un continuo, quello, quell'altro. Ce n'è un milione di quella gente lì che fa quella roba lì, basta, non ne posso più. Niente, ho dato il turno a loro. Sì, ma quanti colpi dà Ambrogio lì? 2? Allora, io qua sono circondato, però mi sa che quello peggio è questo qua. Però piglialo. Poi proviamo questo. Ok, non c'è il fuoco amico. Io ce l'ho la fialetta. No, non ho la fialetta. Bene, nel morto c'ho barili davanti, non penso lo prenda, no. E te vai, ok. Questo è una specie di tutorial comunque. L'unica cosa, ripeto, a me i giochi a turno mi piacciono, però su questo genere è un controsenso. Infatti è il primo che vedo a turni su questo genere qua. Praticamente lei qua è incatenata, Allora, Marcus, uccisioni 4, percentuale colpe 82%, danno inflitto 78, danno ricevuto 16, danno deviato 0, PV guariti 0, KO 0, PE del dungeon 50 di 300. Invece Mearva, uccisioni 10, percentuale 92, danno inflitto 107. Beh, molto meglio lei però, eh. Poi abbiamo la ricompensa a fine missione, che è lo scudo del grifone, praticamente è lo scudo che va al guerriero. Deviazione mischia 40%, deviazione attacchi a distanza 40%, sacca d'oro da 50%. E poi abbiamo trovato l'elfa Silvana, che è quella che era del livello 1, che era quello insomma del dungeon, diciamo. Salute 20, salute 20, punti azione 5, forza 2, destrezza 4, velocità 4, intelligenza 3. Prologo, il nemico del mio nemico. I miei ringraziamenti per l'aiuto, afferma l'elva Silvana mentre i tuoi guerrieri la liberano dalle catene. Io te l'avrei lasciata lì. Un enorme uomo bestia con un corno rotto ha rubato la mazza e mi ha lasciata qui per loro. Quindi c'è anche una storia dietro. Dice, indicando le mostruosità decedute, posso individuare la sua scia e è diretto verso Korumburg. Ognuno è guidato dalla sua regione. La tua eclettica compagnia si decide a seguire le tracce dell'uomo bestia dal corno rotto. Questa è la mappa, completato 1 di 10. Quindi c'è anche una sorta di storia dietro, via. La mappa del mondo contiene insediamenti e missioni. Completa le missioni della regione per sbloccare nuove aree. Viaggia verso la Korumburg ora. Se ci voglio andare ci vado, se no... E io invece non ci vado, vado di qua, guarda un po'. Questo è Altdorf, la capitale dell'impero. Tuttavia un'epidemia tiene la città in pugno, l'imperatore è stato costretto a cercare aiuto altrove. Allora non ci va, scusate, avete pure la peste, poi ora non è più il momento dell'epidemia, basta per favore, siamo già pieni. Le missioni regione possono essere trovate negli insediamenti, quindi ci sono anche delle missioni dentro gli insediamenti. Ti permettono di avanzare nella storia e sbloccare la mappa. Premi A per iniziare le missioni della regione. Palazzo di Bildelfing, Acquestante Midland atto 1 o atto primo. L'unico palazzo ancora in piedi presente a Korumburg. Una moltitudine di grandi spade e servi funge da passaggio per i tuoi guerrieri. Un uomo in una lunga tunica bianca ma leggermente sporca vi si trova. Alla fine tamburella il piede con impazienza. Ma e cosa ci devo fare? La missione, questa è la missione. Poi qui abbiamo il mercato, il molo, e qua abbiamo la taverna, le chiavi incrociate. Guerrieri avventurieri da tutta la regione si trovano in questa taverna, pronte a prestare le proprie abilità al miglior offerente. Quindi qui sono tipo mercenari, quindi potrei comprare questo guerriero danzante che fa il ballerino, ma noi abbiamo 50 d'oro, o lucornuto, ma questo danza proprio, o lucornuto. La grafica non è che sia proprio esaltante, eh? Si potrebbe fare di meglio, poi essendo su Nintendo Switch ci sono dei giochi con una grafica spettacolare. Nessun guerriero da congedare. Ok, quindi posso comprare e vendere guerrieri qui. No, ho sbagliato, mannaggia me, che sono abituato su quell'altro, i tasti sono all'inverso. Insediamenti includono diversi luoghi, mercati per comprare armi ed equipaggiamenti e armature, taverne per comprare guerrieri aggiuntivi, campi di addestramento per aumentare il livello dei guerrieri. Suona una tromba e un giovane servo fa dei passi avanti. Mannaggia, non te mi tocca leggere. Sta per fare il suo ingresso il duca Ludolf von Biddelfen, gran figlio di puttana. Mi ricorda Fantozzi. Figlio di Leopold. Ah, vedi che c'era il figlio però. Figlio di Leopold. Distruttore di Gorgon, punitore di... Continua a elencare i vari titoli del duca mentre la compagnia non smette di guardare. Desidera farvi sapere che lui è al corrente della posizione dello sconsiderato Beshtigorn che state cercando. Improvvisamente il duca avanza e si rivolge direttamente alla tua compagnia. Ne ho abbastanza di queste pomposità. Sentite, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Qualcosa sta avvelenando le riserve d'acqua della città. In pochi giorni quel poco che abbiamo si esaurirà. Involontariamente si inumidisce le labbra con la lingua e continua. Aiutate la nostra onesta cittadina e vi dirò dove trovare l'uomo bestia. A quanto pare i guerrieri non hanno scelta. Te pareva? No. Insomma, che ce la fa? Quindi abbiamo la missione nella missione, quindi missione secondaria, però in realtà non è tanto secondaria perché sennò non vai avanti. Quindi andiamo dove? Andiamo a purificare l'acqua. Premi X mentre seleziona un guerriero per modificare la sua configurazione. Usa L per spostarti tra gli oggetti e premi A per scegliere un nuovo oggetto. Equipaggia l'ambaradame e quando sei pronto premi più. Allora, inventario X. Io ce lo guardo ai tasti, ragazzi, perché mi confondo sempre. Possiamo anche cambiare colore però, eh? No. Ah, io qui posso scegliere. Allora lui gli metteremo lo scudo del grifone e ok. Poi di pozioni ne abbiamo una sola, però lui c'è anche l'arco lungo, non so quanto sia abile ad usarlo. Ah, ce l'aveva la signorina, eh. Beh, però lui a regola dovrebbe prendere più colpi. Ah, qui cambia direttamente, non devo selezionare. Vabbè, qui cambia poco. Facciamolo rosso. Poi io ho finito, quindi esco con B. Ok, poi X. Lei io credo che non... No, c'è la pozione ma l'ho data a quell'altro, quindi c'è solo il coltellino, ma anzi la spada corta ce l'ha all'arciere. Quindi lei va bene così. E lui, che è quello nuovo. Ma non era una donna quella che abbiamo liberato? Ah, Elfa Silvana, sì, una donna. C'ha l'arco e la spada e basta. Dobbiamo comprare qualche pozione. Vabbè, noi andiamo così però. Acque insanguinate, i tuoi guerrieri risalgono la sorgente attraversando le colline e si ritrovano di fronte all'ingresso di una caverna. Nero Azzurro, buonasera, come la va? Tutto bene? Siamo con la Switch oggi. Corpi e resti sporcano il suolo, trofei insanguinati riempiono le pareti. Un suono primitivo di tamburi e forti ragli provengono dal buio delle caverne. Pensi di aver capito cosa sta inquinando all'acqua, i tuoi guerrieri con nervi saldi si accingono a entrare nell'oscurità. Allora... io lo mando qua perché se lo mando un pelino più avanti mi apre le porte in automatico. E lui lo mando appena dietro l'arciere. Facciamo passare al turno. Io ce la cambio i tasti perché mi torna male questi. Vai, apri. Allora ci abbiamo due ragnettini. Anzi, due, una pippa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, perché ama i ragni è una bellezza, eh. Allora, intanto te fatti strada con la spada più che poi. Ecco, posso finire? Gli armi hanno questi tre tipi di danno: schiacciante, tagliente e solleticante e perforante. L'armatura e gli abiti possono essere resistenti a questi tipi di danno. Le barre di resistenza si trovano sulla schermata del guerriero e del nemico. Assicuratevi di scegliere l'arma giusta per la battaglia. Quindi, dove lo vedo io sta cosa? quindi dovrebbe subire la martellata, la spada e non subire la freccia, forse, se è una freccia o una lancia, sembra una freccia. Allora io vado qua, ma come è mancato? Ma perché è mancato? Su? Ho capito, ma se... cioè, bisognerebbe fare un attimino almeno te, anche se le frecce no, niente. Ah, 3 vuole, cavolo, per usare l'arco vuole 3 punti azione. Via, torniamo indietro e prenderà un sacco di botte, ma ce la farò così per forza. Speriamo che... ah, sta deviando con lo scudo, però li abbiamo messa a questo turno qua perché abbiamo trovato teste. Allora tanto fai fuori lui, se ce la vai, bravo, marcalo, mi raccomando, ciapalo, riciapalo, e poi se ce la fai, no, perché c'è il barile che mi copre, devo andare qua. Ce la fai? Non ce la fa perché gli manca i punti. Punti azione. Allora, vediamo se riesce a fare qualcosa te, eh. Però lo dovresti prendere, però scusa. No. Vai qui. 4. Perché il danno verde che tira frecce avvelenate? Non credo. Allora qua più di un nemico non dovrebbe colpirmi perché non hanno spazio fondamentalmente, anche se non posso attaccarli né con lui né con lei perché posso andare qua dietro, ma vado qua dietro. Ah no, e sparano. Cavolo. Allora. E lui ce l'ha a fare uno lo manca e uno lo prende, per forza. È un po' un casino perché mi sa che lei non può tirare perché è bloccato da lui. Lui da qua giù non ci tirerà mai nella vita. Lo posso spostare, però poi adesso non si muove più, io questo non lo posso muovere. E lei, ma non l'ha ammazzato neanche, non è morto. Vado da lì. Le prolesi, guarda quanto in mezza vita gli eleva. La facciamo, ragazzi, su, guardalo, madonna. Ora io se vado qua si becca bene minimo si ritrova 2 nemici addosso, se non 3. Ce la farà? Quindi però adesso sono costretto ad avanzare. Provo a mettermi qua, vediamo se loro avanzano, perché questi sarebbero come se, cioè tipologia di nemico come se fossero arcieri praticamente, quindi da quello che ho capito non avanzano loro, intanto ti bersagliano da lontano e infatti non avanzano. Allora facciamo così, nient'altro, la frecciatina te la tiro, poi con lui mi metto qui e ammazzerò lui se ce la fa. Bravo! Ma... come non detto. Vai. E a questo punto anche te vieni avanti. Non c'è un livello di difficoltà, ragazzi, e quindi... è così. Cioè, nel senso... o così o poi... anzi, o così o così. E lui non mi sa che non lo prende, no. Poi te vai ancora avanti. Ma 4 ci si può anche stare. Ok, vai qui, non aprire la porta. Non siamo messi né benissimo né malissimo. Te vai qua. L'arciere per ora non ha fatto niente, quasi niente. Un po' di frecciata ha tirato. Allora, pipistrelli, questo come si chiama? Ah, Beastman. Un altro pipistrello. Allora. Te posso levare pure così. Sì, poi colpo mortale non è morto, mi fa piacere. I colpi mortali sono degli attacchi combinati, non costano punti azione aggiuntivi. I colpi mortali sono più probabili se un guerriero ha un'asta statica. Ha un'alta statistica. Che leggo! Un'alta statistica di velocità, alta statica, l'ho tirato fuori. Vabbè. Allora, questa è bellina, non era facile, leggere una roba del genere. Dai, seccalo però, almeno uno. Allora, mi sa che questi mi verranno tutti addosso e mi faranno la festa. Prova a sparare. Ok. Non hanno pochissima resistenza, però ha mancato. Quell'altro non ce l'ha fatto ad attaccare. Vabbè. I pipistrelli sono abbastanza easy. Allora, lì c'è un altro bestiaman, qua non gli andiamo troppo vicino perché gli puzza l'alito. Poi a me queste confidenze non mi piacciono. Ah no, è un arciere. Maledetto. Morte secco però, Mancato. Ma per caso è il 50% esatto di hit per caso? Ma proprio... preciso sparato, Una sì, una no. Dai, su. Guarda come si fa. No! Ma che schifo! Ma fate schifo! È da vicino, dai. Oh, divertente. C'è un altro arciere. Vediamo se questo c'ha la freccia. Dio, incredibile. Bravo, comunque complimenti, mi dai proprio soddisfazioni, arciere entusiasmante in questo gioco. Te? Voglia di fare qualcosa? Sì. Oh, uno sì e uno no. E ma te lo pigli tutto. Te lo pigli tutto, meno male leva poco. Poi te lo pigli tutto, è che brutto da dire, però. A un certo punto... ah, c'è un altro livello pure. Non ce la fa. provo a andare qua, se lo becchi. 3 e non c'ho. No, posso andare anche più vicino. Devia, buono. Ok, fermati lì. Ma se io volessi dare la pozione per esempio al cavaliere, no? Metti che ce l'avesse lei, oppure dal cavaliere la voglio dar lei. E posso fare? Perché da quello che ho capito posso scambiare le pozioni se uno è andato KO. Ma io non vorrei aspettare che vada KO un personaggio. Allora, no, dammi lui. Ah, mi costa 1. Pozione salute, equipaggio. Ah. E no, riponi, usa. Perché riponi? Sì, ha vomitato? Sembra gli abbia vomitato. Qua X. Una grande grotta ti aspetta, con alla fine un altare sacrificale proprio al di sopra del fiume. Sembra che tu abbia individuato cosa sta inquinando l'acqua. Era il vino. Ma qua se gli vado addosso mi fanno la festa. Bello, secco pieno. Bravo. Non ce la fa. Visto che delle volte lo prende anche 2 volte di fila. Allora io vado qui, ma non mi sposto di più. Ah, maledetto. Fermi. Quanti so? Ma sei matto? Non ce la farò mai nella vita. Ok, e non è morto. Levo così poco. Che un mini boss è quello lì, per caso. Non lo è più. Ma come si chiamava questo? Non si sa. Era un mini boss perché ha preso un sacco di botte, è rimasto vivo, era rimasto vivo. Ah, c'è quel ragnetto là che mi sta un po' antipatico. Bravo. Che me l'hanno dato non vedente a me, eh? Non c'è nessun dubbio qua. Brava, meno male c'è lei che ci pensa. Dai, eh? Scusi, toccherebbe a lei. No, delle volte si vede c'è lui davanti, da fastidio. Seccalo, per favore. Delle volte non leva niente, delle volte leva un botto. Forse era, ah no, forse perché i ragni hanno parecchia difesa contro... contro le frecce. Quanto leva? 3. E poi i ragni ti possono anche avvelenare, eh? Credo. Critico 20. Allora... Preco 2, mi resta 3 per tirare. Piglialo per favore, porca boia. E mi prenderò l'anno io a sto giro. Ok. Meno male c'è lei. E passaggio di qua. Andiamo avanti piano. No, no, cazzo! L'ha seccato! Non ho neanche più la pozione. I tre guerrieri sono stati messi KO. Curali prima della fine del turno. Se non lo farai verranno rimossi dal dungeon e riceveranno una ferita. Non possono, non ho più fialette. Siamo un po'... Siamo un po' nella cacca. Come lo curo senza fialette? Non posso. Questo mi secca anche a me, ma e poi l'arciere. Ma come è mancato? Su! Come si fa? Uè, ragazzi, ma... Ci svegliamo, no? Equipaggia, prova a dare una pugnalata. Dai una pugnalata? Che fa? La madonna, ma io ti mando avanti col pugnaletto a vita, vero? Ma c'è rimasto questo. Ce la faccio? Con l'ultimo proprio. E lui lo manda avanti col pugnaletto, visto che ha fatto una strage il pugnaletto. Ha fatto 20 di danno. Però c'è... C'è sempre lui. Questo scorrimento che non è fluido, non ho capito, molto probabilmente dipende dalla levetta che non lo fa sembrare fluido. Allora riponi, ma non per terra, cioè nel senso... Ecco, butti via, no? Ciapalo! Bello, bravo! Che fa lei? Ma perché lei è senza niente, senza punti azione? Ce n'è ancora 3. Questi erano un po' tantini, però. Allora vediamo se questo lo frego da questo lato qua. Mi sa che non è previsto, non ci arriva. Mi sa che non ci arriva. E non può far più niente. E l'arciere ha raggio infinito? Sì. Sembrerebbe di sì. Bello. Mi comincia a piacere l'arciere. Aio, bastone. Tiè. Rimasto uno, ragnetto. Me lo cuocio. Faccio... gli spaghetti al ragno, che sono una delizia. Va bene, ora lui si avvicinerà o mi sparerà o mi sputerà, qualsiasi cosa faccia, basta che lo fai con amore. Oh, doppio colpo. Dopo vedo che... Scusate, perché io sto affaticato. Posso fare così, faccio prima. Vai. Che fa? Scappa? Si nasconde? E cacchi allora, eh? Però mo mi tocca andare di sotto perché si è nascosto. E allora è furbo invece. Ancora mi attacca. Cioè andare qui. Equipaggio il coltellino. E te frega. Vai, finita, eh? Qui c'è un cadavere mozzato. Come seconda dungeon era un po' lunghettino, cioè un po' lunghettino, un po' pieno di gente. Victory! Allora, Marcus non si è preso niente. Però fuga fortunata, nessun danno permanente. Meharva 14 uccisioni, 63%, perché un colpo solo l'ha fatto doppio, però 237 di danno inflitto, tanto danno ricevuto 10, 168 pie e ne ha 210 in totale. Evien 9 uccisioni, 68% di colpi, 68%, pensavo di più, 147 danno inflitto, 4 uccisioni, no, 4 di danno ricevuto, 86 PE, quindi anche un botto di meno l'hanno preso di PE. Bottino, 100 di oro, bomba, danno 7, 10 perforante, attacchi 1, distanza 8, critico 0%, puntazione 2. L'esplosione 3x3 infligge danni perforanti, non penso lo userò, quindi la freccia e danni perforanti, okay. L'assortimento di ninnoli sarebbe meglio se fosse oro, vabbè, sarà roba da vendere. Midland atto 1, acque insanguinate, ricoperte di sangue, tre guerrieri tornano vittoriosi, le sorgenti sembrano già più pulite o almeno meno insanguinate. Insomma, rosé. Una grande spada sta aspettando... No, un grande spada sta aspettando fuori dalla caverna. Il duca manda i suoi ringraziamenti, dice controvoglia mentre consegna la mappa e una sacca di monete. Ah, pure. Prendo la mappa, vedi una cappella segnata con una croce vicino alla città di Bari, è una città vicino Bari questa. Barinfar. Acqua insanguinata. Ma se volessi andare qua un attimino posso? No. Evento e viaggio, il cavaliere del sangue, i tuoi guerrieri odono dei suoni cacofonici provenire da una caverna lì vicino e decidono di indagare. Ma ti facessi di capperi tui sarebbe meglio? Continua, quindi siamo sempre in tre. Il cavaliere del sangue, quando i tuoi guerrieri entrano nella caverna, vedono che il suolo è cosparso di zompi. Uomini bestia, è un marasma indescrivibile. Ha avuto luogo una grande battaglia. Qui ha avuto luogo una grande battaglia. Sopra una fossa, rinchiuso in una gabbia, c'è un vampiro solitario. Eccolo, un cavaliere del sangue. Questo ci ammazza. Gli abitanti del caos con laterali gutturali guardano il loro trofeo. Se non verrà aiutato presto, si unirà ai suoi confratelli nella morte. Questo potente lottatore potrebbe rivelarsi utile... aggiunta alla tua compagnia, te guerrieri decidono di dare una mano. Ah, quindi possiamo, è positivo, non è negativo, bene. Quindi un vampiro si unisce, a me piacciono da morire vampiri e tutto quello che riguarda i giochi sui vampiri se fatti bene, GDR soprattutto, Open World, e ce n'è veramente pochi. Se a me fanno un gioco di vampiri, GDR, open world, survival fatto bene, mi ci rinchiudo anni. Allora, questi che sono sempre uomini bestia? Sì. Allora, te sfragno così. Bello, bravo, doppio colpo, complimenti. A te non ti sfragno. Andiamo un po' di qua. Vorrei beccare lui perché l'arciere è abbastanza rompiballe. Che fa? Ci pensa? No, non gliela fa. Allora io consumo 2, quindi forse lo secco se lo prende, sì. Allora mi attaccherà questo turno l'arciere, quest'altro simpaticone di qua. Ah, qui finisce subito, eh. Ok. Arriva al tragente però. Attenzione. Io mi faccio sotto senza paura. Ok, poi se lo becchi lo becca. Io vorrei far fuori lui, vediamo se lo piglia di qua. E c'ha il 50%, 60, 50, 60, no. Ecco, detto che c'ha il 50% di hit, l'ha mancato 2 volte, perfetto, grazie. Mo però ti becchi le frecciate, eh. Tarangi, mo te la becchi tutta. La fai? Allora becca anche lui se riesci. La vedi? Ha parlato male, subito ha reagito. Questo a 3000 km. Ok, buona la distanza, ma il risultato non tanto. Dolore? No, non mi hanno neanche cagato, che tristezza. E c'è più nessuno? C'è questo sfigatello qua a 3000 km. Tanto non riesce a raggiungermi. No, poi non c'è, porca boia però. Aio! Quello non l'avevo visto. Arrivederci. Devo levare di mezzo l'arciere. Non ci arrivo come al solito. Ci arrivi? No. Allora io questa qui mi metto nascosto. Deve fare un male cane se sopravvive. No male, perché avendo anche lo scudo non sapevo se andava a segno. E allora l'unico scoperto rimane lui, ma abbastanza capito a resistere. Però pure deviato. No, però lo tiro io la frecciatina. Sì. Allora, dov'è il vampiro? Lo voglio vedere però io. Qua ci sono dei morti. Il vampiro? Non c'è il vampiro. Ah, è questo? Ma ti vanno a fare la festa allora. Oh, e quell'altro ti sei scordato? Ce n'è un altro qua. Vai. No. Facciamo così. Non ci arriva, allora vieni qui. Facciamo passare un altro turno. Questa è stata easy, Vittoria. Quindi va bene, qui le statistiche non le leggiamo, tanto non è che hanno fatto granché. C'è la ricompensina. Ah, Ratimir Cottoman, Cavaliere del Sangue, livello 1, punteazione 5, salute 35, forza 3, destrezza 3, velocità 2, intelligenza 3. Quindi questo è un macina teste. I miei fratelli distruggeranno ogni cosa, gerarchia l'ultimo uomo bestia nella lingua comune. La nostra pestilenza laverà ogni forma di vita da questo mondo. Sottomettetevi al caos. Le ultime parole vengono interrotte in quanto la testa si separa dal corpo. Bene, complimenti. I guerrieri sono tutti d'accordo sul fatto che la mancanza di vita è decisamente una brutta cosa. Stringendo un patto inquieto, il vampiro, l'elfa oscura, l'elfa silvana e l'umano concordano di fronteggiare insieme l'incursione del caos. Ne hanno fatto praticamente un bel minestrone, un bel purpurri di tutto. Ecco, io volevo vedere se palazzo, volevo vendere mercato. C'era niente da vendere. Ah, la bomba io me la vendo perché non mi convince. Comprare abiti di Kane, utilizzabile dalla sacerdotessa elfo oscuro, tagliente, ma cosa? Ah, un abito, quindi dà più 20% di tagliente e 20% di perforante, è un puntazione in più pure. Ah, poi c'è la, vabbè, c'è uguale blu, ascia di amigdala, da 1 a 3, attacchi 3, distanza 1. La bomba 99 l'ho venduta a 40, meno della metà. Accusa, cacciatore di streghe che non abbiamo, cacciatore di mostri, effetti passivi, esploratore, ottieni IPA quando una nuova stanza viene aperta. Beh, non è male. Vende ghiande del re, puntazione 0, usi 3 per integrare puntazione di chi la usa. Occhio di pietra, mi serve sta roba qua, ne serve parecchi. 1 solo? Non posso prendere di più? Cavolo, a parte il costare tanto, a parte il costare tanto, ma questa invece è schiacciante e perforante. Il problema è che lei non usa questa roba qui perché usa la magia, quindi non so, non saprei. Un passivo guarisce di poco il proprietario o qualunque guerriero adiacente, però tempo di ricarica 5. Boh, io provo, usi 4, ma insomma compra, ci sono sempre loro due. Vendi, ancora non mi dà niente. No, qui si parte con un'altra missione. No, buono. Voglio andare avanti per la mia strada. Ah, ancora acque inquinate? Ah, allora si divide in più missioni. Allora, lui c'è, vediamo lui. C'ha questo scudo qua. Deviazione a mischia 20%, deviazione attacchi da distanza 30. Vabbè, scudo mi sembra. Poi c'è una mazza. Ok, bello e bello, solamente fosse un pochino graficamente un pochino più carino, visto comunque le potenzialità, le potenzialità della Nintendo. Ma dove vai? Ma scusa, non ce la fa questo? Prima? O se l'ha già fatto? Perché qui abbiamo preso l'eroe, credo. Non sta capendo niente. Vabbè, famolo. Quindi io potrei equipaggiare però lui con la fialetta che gliel'ha ridata in automatico e lui al massimo con la benda. Aspetta un po' però, perché... Ah, ma ogni missione ti ridà la roba che usi. E dimmelo prima, no? Ecco perché costa tanto. E dimmelo prima. Andiamo. No, però avanti ci voglio mettere lui. Così, Bella bestia. Vai. Peccato che non c'è una telecamera che mi posso... avvicinare per osservare che sta roba che si, ma aspettano proprio Allora, però se io vado avanti mi metto anche qua, così loro un po' coperti. Mi metto uno qui e uno qua, giusto? Tanto loro devono avanzare. E mo gli tiro una schioppettatina, se riesco da qui direttamente, non riesco. Eppure a lei. Ok. Poi avanzare, fare avanzare gli altri, ma... può anche rischiare un po' di più. Ma che c'ha i tacchi questo? Ma io li posso scavalcare? No, non posso. Allora io potrei uno di qua, uno di là. Tanto non credo mi diano fastidio. Poi il pipistrello è abbastanza docile. Allora, dai, no, ho sbagliato io. Ah, però io la tiro voglia, 60. Ma chi è questa? Una bestia. Assurda. Ma nel frattempo non avvicino. 60 io. Io ti giù a questo qua. Potrebbe fare tutto da solo. È un arciere. Vabbè, alle spalle. È un po' zozzo, Boia. Sentite la botta da qui, ho sentito. Allora mandiamo a coppia, uno ravvicinato e uno da distanza. Vai. E menaglie. È mancato, Lui purtroppo gli leva poco. Lei non può perché c'è lui davanti. Così. Ok, e lui lo mettiamo qua a difesa. Prenderemo un po' di stiaffetti, ma ci sta. Allora, aiutiamoli il più possibile. Ok. Posso via questo, ma un fido maledetto laggiù. No. Porca boia e botta. Bravo. Perché hanno preso più esperienza, può anche essere. Ce la fai? No, no, perché gli ho dato due, ma adesso. Mancato, preso 5. Però anche loro fanno un po' più male, Prima mi levava 2. Ma io vado avanti senza paura. Bravo, ovviamente. Fai bene, andare avanti senza paura. E c'è sempre questo problema del range, ragazzi, che... Tutte orte, mannaggia. Su! Ah, meno male ha fatto il doppio danno. Dai. Però non lo ammazza. Allora ci vado anch'io qua. E non lo ammazza. Vabbè. 5. Quindi quelli rossi sono d'attacco e quelli verdi sono da distanza. Bello. Andiamo a fare se c'è lui davanti. No. Vamos, vamos. Poi sicuramente ci sarà un'altra porta, se non due. Mancheto? Mi metto qua da una parte a questo punto. E qui mi metto di lato, anche se mi sono forse sì. No, c'è un punto solo. Da qua forse lo colpisco. E questo sì, vado avanti di qua. Brava. Brava. Ok, però lì c'è già mezza vita. Una grande grotta ti aspetta con alla fine un altare sacrificale proprio di sopra del fiume. Sembra che tu abbia individuato cosa sta impinando l'acqua. Io l'ho detto, Ervino! Non ci credi, Ervino! Via! Topi, via! No, non spara. Troppo bello. Vai, vai sul muso. E cos'è questa tattica da fifoni? Vai. Piton, piton. Ma questo non è uguale a prima, questo pezzettino di dungeon? E che fai? Me li ripeti? Difficoltà a fare una grotta statica proprio, eh? Cioè, potresti usare anche più di due modelli. Ecco, bravo. Mi viene 4. Allora, di qua non ci vado perché poi tanto mi blocca. Qua mi blocca ugualmente, no? No, facciamo. Ce l'ho fatta, bravo. Sto giro l'arciere non è che ha concluso tanto, eh. Ma di là passano o non passano, perché... Allora, quello si beccherà un sacco di botte. Vai. Vorrei aumentare la probabilità del doppio colpo. Ma tanto non mi ammazzo. Lui se lo becca. Un po' troppi però mi stanno a mirare, eh. E falla fuori. Non ce la fa, lei non ce la fa. Ma non lo volevo spiegare per lui. E allora a questo punto mi metto qui. Buonanotte. Se riesco a accoppare lui. No, perché sta dietro. riesco ad accorpare lui, no, perché sta sul ponte. Allora è inutile, su. Merda, troppo focussato. Focussata da chiunque, anche da quella che passava lì per casa. No, uno, no, ho sbagliato, è andato di là, mortacci sua. Via, poi dalle balle, almeno te. Questo se non lo manca non è contento, ma guarda che pippa. E non lo ammazza. Speriamo che non crepa, eh. Ce l'ho un punticino? Sì. Allora. Vorrei... no. Vorrei equipaggiare la venda su di me. Mi sono bendato. No. No. E mi vorrei bendare. Gentilmente, se fosse possibile, equipaggia. Ma perché li poni? Equipaggia e usa. Una fosa, ma vaffanculo, una fosa. Oh. Se mi metti equipaggio mi mette neanche il tastino usa, no? Che dici? No, è complicato. Allora. Ma poi vi sfragno la testa. Ma ho cambiato arma? Cosa li sta picchiando? Scusa, con la benda? Ma sei serio? Ma noi, ma equipaggio nel senso di usare, idiota! E per spostarmi? Che coglione! Cioè li picchiavo con la benda. Madonna, sta anche armato però, eh. Cioè sta picchiando veramente con la benda. Oh, ascolta Ambrogino, c'era questo, c'era questo e te c'era questo. Posto. Venga anche da te. Sfruttiamo tutti i punti. Ma fanno attaccare le spalle, poverino. E ce n'è sempre, ma quanti sono? Mancava, però il doppio colpo, meno male. Questi partiamo davanti che poi tanto dobbiamo uscire. Ma che ho preso anche quell'altro, no? Ma è arrivato l'arciere. Tiè. Madonna, è sciabordato. Ah, comunque questa cosa a turni non l'avrei assolutamente fatto, meglio non così, perché per esempio c'è il famosissimo Baldur's Gate o anche Original Sin a turni, se non mi sbaglio, ma se non ricordo male, però non è così, diventa faticoso tutte le volte. È anche vero che senza mouse non puoi fare punto e clic. Allora ci sono i 6, Marcus, la donnina qua 11, Even 2 e Ratimir 10, 81% di colpi Ratimir, 100% Even, però ha sparato un poco se non ricordo male, 82% Minerva, la chiameremo Minerva per comunità, e Marcus 73%. No, sto giro sono stati molto più bravi. Aumenta di livello Minerva con, credo, dopo 300 punti. Spada corta che non mi serve, sacca d'oro e sacca d'oro, ma un po' pochino però. Medelandato 1. Ricoperti di sangue, tre guerrieri tornano vittoriosi. Le sorgenti sembrano già più pulite, almeno meno insanguinate, che stavamo già letto. Un grande spada sta aspettando fuori dalla caverna. Luca, ringraziamenti. Etch. Dicevo ragazzi che non è un... cioè, come in genere a me piace, però fatto... mi sembra un po' buttato là sto gioco qua. Non mi sembra che ci sia una grande dedizione dietro. Mi sembra una roba... Quasi più per cellulare, potrebbe essere molto meglio. Il nemico possiede qualcosa di grande valore, i tuoi guerrieri dovrebbero impossessarsene. Ambiente cava, nemico uomo veste, difficoltà facile, ricompensa massa, viaggia. Un'altra volta qui, ma che stiamo a fare avanti e indietro ora? Non ho capito. Cioè, ticchete, ho capito. Va bene ragazzi, facciamo questa, poi chiudiamo, tanto più o meno si è capito come funziona. Vai, apri di brutto. Via. Oh, sono tutti lì, eh? Che aspettano. E noi non li facciamo attendere. Piacere. Mancato, bravo. Li voglio tutti qua li voglio. Tutti qui li voglio. Questo sono troppo lontano. Allora mettiti qua. Mi sa che poi non sparo, no, ok. Arciere. Colpetto, no, da fuoco, merda, sorpresa. Personaggi sulle caselle in fiamme prenderanno fuoco, resteranno in fiamme per 3 turni dopo aver lasciato la casella. Personaggi in fiamme perdono 4 punti vita ogni turno. E che cacchio, bella sorpresina. ma che è morto. Oh. Spero che lei non vada in fin fila. Il fuoco del fuoco è fatto abbastanza benino. Questo gli vado subito addosso. Penso che abbia meno probabilità. Comunque con un arciere in un colpo lo dovresti far fuori. Po' qua, zozzo. Ma te no? Da arciere a arciere. No. Da arciere a arciere niente, bene. Allora vai qua. Te. Sì, mettiti qua in copertura, mentre stai prendendo fuoco. E poi il vampiro il fuoco gli dovrebbe far molto più male che il resto. Essendo vampiro no, eh? Così uno dice voglio fare un gioco di strategia, allora metticela la strategia, no? Se sei vampiro, dipende che classe sei, determinate cose ti possono fare più o meno male. Lo devo dire io? Che non so sviluppatore? No. È morta! Merda, è morta! No! È morta, bruciata viva! Madonna! Vedi a parlare male? Succedono queste cose. Ciao. E ciavolo. Cioè devo morire per due topi e due pippi. Poveri pippi. Come fai a non prendere un pipì? Allora? Male che è bruciata viva così senza neanche un perché. Aiuto, madonna, fatto più male quel tappo lì che tre dungeon messi insieme, ma che è? Che tappo era? È il tuo turno. Perlomeno ragazzi in italiano, che non è una cosa da scontare. Cioè non è una cosa scontata. Beh, c'è italiano, tipo, mi ricordo già un paio d'anni fa quando giocavo a venerdì 13, che era un gioco che a me piaceva. L'ultima traduzione in italiano era Tu morto. Bellissimo. C'è qua? C'è una scalinata che non promette niente di buono. Quanti sono sti cacchi dei topi? E lanciafiamme. Bravo. Così si è fatta. La volevo quasi tipo, non ho detto niente perché devo qualcosa. Guarda, sciapelo laggiù. L'arciere c'è forse è il tipo di animale, non lo so. Essendo piccolino. Ci sono dei dungeon dove è praticamente infallibile, in altri dove non becca una ciosba. Forza. Ma sono tremendi sti cacchi di topi. Ma guarda quanto levano. Ma non è normale. Dovrebbe levare uno il topo. Finita? Ah, quindi è finita, ok. I gradoni non ce li facciamo. Scry. Vai, posto, ciao. Salutami l'amici tua. Salutami i parenti tua. Ma il vampiro come Berlusconi ci attacchi. Vittoria. Allora, ferita, fuga fortunata, nessun danno permanente, però praticamente non si è preso nessun tipo di statistica. La mazza da 1 a 15 schiacciante, attacchi 1, distanza 1, critico 30, puntazione 2. Quindi puntazione 2 è quella che consumo. 50 d'oro. Chi ha questo? Yuri Erving, cavaliere del sangue, un altro vampiro. Puntazione 5, salute 45, forza 3, destrezza 3, velocità 2, intelligenza 3. Ma un altro vampiro abbiamo? Ma io lo userei al posto del cavaliere, mi consenta, a meno che non me ne fosse a 5, ma poi non avrebbe senso un dungeon piccolo e stretto con 20.000 persone dentro. Ma che fa? Questa missione è andata a buon fine, ma ci saranno sempre altri nemici da sconfiggere. La tua compagnia continua il suo viaggio. Mazza completata. Bene, quindi... Acqua insanguinata, di nuovo. Caccia all'uomo bestia. Bomba. Difficoltà meno la bomba, non... Quindi io posso fare così. Posso cambiarlo? Però scusi, ma 1-15 attacchi 1 distanza, la salita solfa identica a quella che ho. Ma se io... Ah, cambia, ma... Ah, ok, ok, ok. Posso cambiare, cambio con lui. Però P è 0. Ah, e non ha armi pure. Cioè questo non ha armi, non ha scudo. Allora questo lo diamo a lui. Magari non lì. Ti diamo da 6 a 8, attacchi 2, distanza 1, critico 20, puntazione 2. Riesco alla spada. Però sono tutte uguali, cioè metti diverse spade. Potrebbe essere un gioco molto carino questo, invece è fatta un po' alla cazzo dei cani, un po' tirato via per essere più fini. La cazzo dei cani vale brutto. Vedi pure il martello. E poi volevo lo scudo. Perché lo scudo di suo non me lo fa vedere? Sarà il caso? Secondo me no, perché va senza scudo. Credo che lo scudo suo non lo possa utilizzare. Perché lui magari c'ha lo scudo suo particolare. Allora andiamo con lui, andiamo così, non cambia la scuola. Senza scudo non ha senso. Si becca tutti i danni. Chi è? Oh, mi fa cambiare? Lei non ci arriva come al solito. Però adesso non spara più. Ah, spara? Ok. Vamos. Otto. Eppure fuoco mi ha dato. Questo qua giù nascosto e non gli avevo solamente, però mi posso spostarvi due un po', e lo sposto che si dava di lì. Gli ha restituito l'8 però, l'8 di danno. Questi li abbiamo sistemati. Vai dietro. Se ci passo sopra mi brucio? No, però non ci passa molto probabilmente, sì. Perché non viene questa? Cioè, già metà vita, comunque. Vieni, gli dà la martellata. Io vorrei usare le bende a sto giro. Posso? Posso usare le bende? Non voglio equipaggiarle, le voglio usare. Usa. Due mortacci. No, però mo ce le equipaggiate? No, le usate. Ma due attorno oppure due e basta? No, nel dubbio di questo qui vengo io, così ho le colpe almeno. Poi qua quindi ci metto io, va, ci mettiamo lei, pipin pipin pipin. No, pipin pipin non l'ho preso. La manda qua. Anche alle spalle potrebbe anche funzionare il discorso del critico, non lo so. Sinceramente. La straghetta non ha fatto niente a sto giro. Ah, siamo di qua in realtà. Aspettiamo anche gli altri. Ora lei non gli voglio rubare il lavoro. Per l'amor di Dio. Vai con questo, vai con l'isio. No. Mi piaci. Mi piaci pure te. Io entro, eh. Li attacco, entro. Vai, si pigliano un po' di botte. E no, questo fuoco di... del Kaiser. Cioè non ti devono proprio toccare. Si incaponisce che non lo prende. Allora io però lui lo dovrei curare il turno dopo almeno. Ce l'ha lei, io mi metto in posizione. Ecco, è andato a KO. E... equipaggia su di lui. Ha fatto no. Sì, equipaggio su di lui. No, basta. Quanto ce l'ho, scusa? Ma lo può fare all'infinito? 3? Ho usato quelli di tutti allora. Mi fa l'idea. No. Non cosa che non sto capendo. Ok, ora lo lascio lì, sperando che non muoia. Non fa niente, lui sta lì. Aspetta che bruciamo vivi. Ma se sei un arciere, no? Ora non è per entrare nel merito. Ma se sei un arciere, da lontano dovrebbe essere meglio o peggio, a meno che non sia un arciere miope. Ah, deve proprio andare lì, ma mi sa che forse ci devo parlare. No, me ne solo me no. Non l'ho molto capito. Allora, lui equipaggia. Lui, curati. Curati. E basta. E mi è rimasta però. Equipaggia e cura, che poi non si vede molto bene neanche quanta vita ha quando si cura, perché diventa tutta verde. Fofetto, ciao Fofetto, come va? Niente, stavo provando questo gioco qui che mi hanno regalato gli sviluppatori sulla Nintendo Switch e diciamo che non è malaccio, ma potrebbe essere meglio per tanti motivi. Però comunque a una chiave di un gioco regalata fa sempre piacere, eh? Mai disprezzare. Però diciamo che poteva essere un gioco di molto carino, secondo me, se migliorato su certe cosette. Un GDR a turni che una grande grotta ti aspetta, ok, che non potrebbe, cioè ci sono anche dei bei giochi a turni che poi vabbè, a me i giochi a turni mi piacciono, tipo Original Sin 2 oppure il vecchio Baldur's Gate, però questa modalità qui è un pochino, perché ovviamente non si può fare il punto e clicca sul, cioè a tipo mouse, perché non c'è il mouse, però diciamo che è una cosa un po' forzata forse, questa cosa del tipo scacchiera. Allora, Magotta, vieni qua, va, piglia questo, no, e lei c'è la distanza che non gli sconfinfera la distanza. Vedrà il bacetto, deve andare? Vedrà il bacetto? Niente, no, ha deciso che si prende il danno sto giro. Ma non gli ha levato niente però. Poi anche dungeon sono praticamente quasi tutti uguali, ci saranno 2 o 3 modelli di dungeon. Voglio dire, non è che ci vuole tanto, per una grafica statica potresti anche fare qualcosina di più. Cioè io ho fatto praticamente 4 o 5 dungeon, questo forse è il quarto o il quinto, e ne ho visti 3 uguali 5, voglio dire, cambia un pochino, fai uno sforzino, cioè non è perché mi hanno regalato il gioco che mi devo inchinare, di che vanno dette anche le cose giuste. potrebbe essere un gioco carino perché comunque è abbastanza strategico, ci sono diverse armi, c'è la ricompensa a fine missione, ci sono anche delle missioni secondarie, c'è un bel po' di robina, però è tutta un po' sprecata, un po' dalle quantità di armi, perché ho visto che non è che ce ne sono così tante, cosa che un gioco del genere dovrebbe avere 1,5 tonnellate di armi. Niente, non ci arrivo, allora stai lì che mi ha rotto le balle, tutte le volte non ci arrivi. L'arciere invece arriva dove gli pare, però non becca. Pablo, buona tornata a tutti, carino sto gioco, dai un'occhiata su, un'occhiata a Stone Shard, non lo conosco. Ciao Leonardo, come va Leonardo? Comunque ragazzi, stiamo preparando... No! Stiamo preparando per Minecraft un server di minigame, eh? E credo che stiamo preparando... Sarà un server in collaborazione con Artio, cioè... Diciamo che il 90% del lavoro lo fa Arti, io comunque se ha bisogno di qualcosa sono disponibilissimo e diciamo che lo facciamo insieme, anche se il più, diciamo, il lavoro più grande lo fa lui, però comunque abbiamo intenzione di aprire questo server che secondo me verrà una figata. Poi credo che ci sarà anche la sezione vanilla, quindi ci saranno anche varie, diciamo... Ci sarà la parte vanilla, ci sarà la parte di altri tipi di costruzione, ci saranno i minigame, insomma, ci saranno varie modalità. Io lei con chi la curo? Con nessuno, perché ho finito le pozze e lei è già la seconda volta che siamo troppo scoperti, lei è morta. Cioè siamo troppo scoperti e loro sono tutti sul ponte. Chi è Pablo? Chi l'è? Aspettate che ero mutato. Sono Pablo ma sei mutato su Discord. Eccomi, 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 eccomi. Eccomi qui. Perché non me lo leva? L'ha levato? Mi senti? Sì, sì. Ok, no perché avevo pigiato non me lo levava. Come va? Bellino? Bene, bene, bellino sto gioco. Ma non è male, solo che non poteva essere fatto molto meglio. Beh, diciamolo, se era un Final Fantasy era meglio. Sì, no, vabbè, ma guarda che... Poi anche graficamente, cioè la Nintendo, la Switch ha tirato fuori dei giochi che graficamente facevano paura, tanto gran belli. Questa... Sì, è delle bestie. Cioè, mi ricordo che il Link Ocarina of Time, ai tempi... Cioè con zero, con niente di bit, non avevo nessuno spazio, avevano fatto una roba assurda. No, ma anche quell'ultimo con Luigi, che è la chiappa fantasmi, come Luigi Mansion, sì, sì, vabbè, ovviamente con la Switch poi hanno un software, hanno un hardware un po' migliore, quindi sì, è molto bello. Quindi anche questo graficamente ci potevano fare un pochino di più. Io l'avrei preferito leggermente spostato, non proprio da sopra, ma tipo un po' più indietro, a destra o a sinistra, che te lo potevi girare, in questo modo... Vedevi un po' più di carattere, era più lento, cioè, avevi la profondità. Un po' troppo alto, sì, anche quello concordo. Se era invece un po' inclinato avevi la profondità, ti veniva più voglia di andare indietro. Cioè di andare avanti, perché vedevi già dove andare. Grazie, sei rimasto da solo, penso che non ce la farò. Perché sono morti in due. Il vampiro... Ah no, siamo rimasti in due. Bravo, mancato. È rimasto l'elfo e il vampiro insieme. Cosa fa il vampiro? Il vampiro mena, per ora non c'è caratteristiche. Guarda come le sta prendendo. Poi qualcun altro? Neanche te, oh! Tutti. Sono degli sniper. Cioè... no, eh sì, ma sono un po' troppo. Cioè, ti pratica una balestra? Cioè lui spara un colpo, ha finito. Questi se ne sparano 700. Una volta mi ricordo in un GTR. Per questo gli manca. Piglialo. E ce l'hai a un centimetro, porca 72. Porca cioè, ma... Ho visto, ho visto. Quando comincia a venire fuori il casino, vanno tutti in panico, non capisco mai. Lui sa che è morto pure lui. Poi avrebbe anche lo scudo, eh. Una partita di D&D, una volta aveva un nano fabbro che aveva messo questa specie di caricatore sulla balestra, che era tipo un tamburo rotante con i colpi della balestra. Eravamo in due orchi che caricavano la balestra, era un bel balestrone, no? Quindi caricavamo in due la corda ed era sempre successo perché in due ce la facevamo, no? E quindi ogni turno tiravamo due balestre, due colpi di balista, scusa, due colpi di balista che facevano dei danni assurdi. Ma che gioco era? Era D&D, un gioco di ruolo. Poi Master ci ha detto no, ok ragazzi, cioè, la balestra prende fuoco, perché sennò a livello 1 finivamo tutto, cioè era troppo forte. Era effettivamente troppo forte. Ma non puoi tipo scappare e salvare un alleato, non lo so. No, ma loro praticamente non è che muoiono, solamente che prendono dei punti ferita. Ah, e... delle ferite, dei debuff. Sì. Dei debuff. Vediamo se lui va. Però sarebbe bellino che tu potessi scappare. Non credo. Tipo se vai tipo in fondo dove sei partito, tipo ci sono tipo delle iconcine. No, c'è più l'uscita, l'unica uscita è andare avanti fino a... in fondo. E direi corri forest allora, corri forest. Poi loro le frecce le subiscono un po' questi danni. Ecco, morto anche lui, sconfitta, bene. Allora, ferita, fuga fortunata, fuga, non altre cose, fuga fortunata, commozione, -1 di intelligenza, braccio fratturato, -1 di forza. È andata bene ragazzi, diciamo come ultima missione, è andata proprio al bacio. No, è carino, però poteva essere, gli potevano dare quell'attimino in più di attenzione che... da essere leggermente carino poteva essere un bel giochetto. Ma io avrei impostato diversamente l'inquadratura, non così dall'alto, o almeno avere la possibilità di cambiare dall'alto verso il basso l'inquadratura. E poi avrei messo un strafottio di armi in più. Quindi niente ragazzi, direi che per oggi ci abbiamo dato una bella occhiata, poi se volete lo riporterò magari più avanti e magari ci giocherò un attimino per vedere poi più avanti magari se diventa ancora un pochino più complesso. Comunque ci sono tutte le statistiche, c'è tutto. Vuol fare il gioco strategico, però secondo me poteva un pochino di attenzione in più, poteva essere molto meglio, però non è bruttissimo diciamo. Quindi niente ragazzi, per il server Minecraft, ripeto, stiamo facendo le art del server minigame, che dovrebbe anche avere compreso il vanilla, quindi però ci vuole un bel po' per farlo, perché non è semplice. Lui chiedeva per il moddato invece. Leo ha chiesto invece il moddato. E il moddato ragazzi, o lo sistema artio, e praticamente rimette la mod pack, o se no ce lo teniamo così per il momento. Sta funzionando, è su. No, comunque il moddato è on, però c'è il query buggato e cos'altro. Anche la Tomos Activator, quello per fare, vabbè, non è importante, c'è qualche piccolo bug. C'è qualche piccola bug, però è giocabile, Sì, sì. Però mo, se Arte deve fare il server del minigame, se deve rimettere la mod pack dall'inizio e rifare un'altra mod pack, comincia a essere già il lavorone. Al limite ci teniamo quella lì. Io comunque non lo porto tutti i giorni perché non voglio fare, il mio intento non è quello di fare un canale monotematico Minecraft, però per dire, domani lo porto, quindi non è che non lo porto più. Voi intanto giocateci, andateci avanti perché è aperto, ok? Va bene ragazzi, noi ci vediamo domani, sempre vi ricordo alle 5:30, e niente ragazzi, domani partiamo Minecraft, dai, ok? Poi su Nintendo Switch ho visto una cosa carina che a me mi piacerebbe molto comprarlo, che è quel gioco di Mario con... aspettate, vediamo un po' se lo becco, intanto come si esce da questo gioco qui. Perché sulla Switch di bello, di molto bello, c'è Octopack Travel, è impronunciabile, però è un degno successore spirituale di Final Fantasy. Sì. La grafica è una bellezza. Non è come Final, è una bellezza. Si chiama Octopack Travel, qualcosa del genere. È uno spettacolo. Me lo scrivi su Discord? Sì. Che vedo se me, magari lo chiedo su Kmailer. Io volevo uscire, posso uscire? Portarci al gioco? Non voglio premere A per giocare, voglio uscire. Così. No, cattura eseguita. Ok. Qui. Allora, vi voglio far vedere il gioco che vorrei. Non lo prendo perché 40 euro a Nintendo gliel'ho dato una volta e non glieli do più. Come si chiama? È molto dico. Allora, tanto vediamo se questo qui che dice c'è su Keyminder. Sì, c'è. Vai un po' a vedere. Ah, ho capito, l'ho visto questo. Questo è di molto bellino, sì che hai ragione. Però l'ho già chiesto da un bel po' di tempo, mi sa non me lo danno. Perché chi lo fa? Sempre della Square Inc. Ma non me lo daranno mai. Però è spettacolare. Ma è in italiano? Sì, penso ci sia anche. Aspetta, ci sto guardando. Su Steam è disponibile anche. Questo è parecchio bello, perché questo se me lo danno lo porto. Dunque, disponibile c'è lingua italiano, interfaccia e sottotitoli, ma le voci sono solo in inglese. Vabbè, non mi interessa, basta ci perché Kmailer ragazzi è un sito dove vi danno le chiavi, però dovete streamare. Loro vedono cosa porti, con che frequenza porti, in base a quello, al numero di persone che hai, in base a quello ti danno le chiavi. Ovviamente più roba porti, più gente c'è, più chiavi loro, più rapidamente, più chiavi importanti ti danno. Questo è già un gioco importante, mi sa che non me lo danno. A me mi danno di grazia, che me li danno giochetti quelli un pochino, diciamo, che passano in secondo piano, e di grazia che me li danno. Per esempio quello che ho portato l'altro giorno, che non mi ricordo cos'era, cioè non mi ricordo come si chiama più che altro. Che stai dicendo Paolo te? Dicevo che sì, è lo spettacolo, e che la Nintendo sa fare bene due cose. Non mi ricordo. Abbattere tutti quelli che fanno limitazioni e codificare i giochi in modo che non si possano craccare. Queste sono le due cose migliori che si fa Nintendo. Vabbè ragazzi, no, mi chiederà passo, non mi ricordo neanche. Allora, quel gioco di Mario con quei coniglietti strani. Aspetta, dici i Rabbids? Sì. Mario Rabbids? Sì. Sì. No, sì, non ho provato, ma è carino. Secondo me è una figata quello lì. Boh. Perché a me Mario, il classico Mario, non è che mi piace. Però, per esempio, il Mario del Nintendo 64, ce l'hai presente? Sì, sì. Che certo, è quello tutto... ce l'ho. Ce l'ho la versione per Nintendo, DS. A me quello, per esempio, mi piace un casino. Quello tutto tridimensionale, che c'è la telecamera, giri intorno... È una figata pazzesca. Non c'è sullo Switch uno simile? O quello proprio? Ti potrei aiutare. Che tu sappia. Io so che c'è un programma abbastanza ufficiale, cioè non è da Nintendo, che si chiama Project C-64. È un emulatore abbastanza buono per i computer del Nintendo 64, cioè del che regge Paper Mario. Non so se conosci Paper Mario, è un vecchio gioco ma è spettacolare anche quello. E c'è anche Super Mario 64. In questo momento io con la mia scrivita non lo reggo, però un giorno ci sentiamo un pomeriggio, te lo potrei provare, cioè ti dico vai al sito, ti scarichi il gioco. Mi interesserebbe parecchio a me questa cosa. Perché io la Nintendo ce l'avevo, la 64. Poi vabbè, non è che ci posso streamare perché c'è i cavi, vecchi che vanno attaccati al televisore, non ci potrei manco streamare, quindi l'ho venduta. L'ho venduta due settimane fa. Era proprio la console. Tanto, è venduta? Sì. Della, no, ma perché? Della Nintendo 64? Sì. No. Ma tanto non ci puoi neanche streamare, cioè non... Come ci streami che non c'è manco l'attacco USB, non c'è niente? Ci giochi, te. Vabbè che ci sono i emulatori, però... Almeno ti sei tenuto i joystick, almeno. No. Quello era buono, perché c'era un altro programma che ti connettevi alla TV, al computer con un adattatore e riuscivi a giocare col joystick. Vabbè, ma c'ho quello dell'Xbox, c'ho quello della Switch, c'ho noia di joystick. Sì, sì. Certo. Voglio te. No, comunque quello che mi hai detto te del programmino è interessante. Per esempio, sul Nintendo Shop io ho trovato Doom 64. Che non so se... vecchio? Sì. Della Nintendo, che è spettacolare anche graficamente. Ci ho provato una volta a giocare a una demo, ma sono mossi. Ma no, guarda, io ce l'avevo, graficamente è spettacolare. Io ora aspetto l'offertina perché 5 euro non glieli do. Quando c'è l'offertina a 2 euro glieli do, me lo prendo, ma lo porto anche. Guarda che graficamente tutt'oggi è può tenere testa, cioè bestia. Per esempio Riverbond me l'hanno regalato, che vabbè non è il giocone del secolo ma è carino. Un gioco bello che esce su Epic Launcher adesso, c'è Just Cause 4. Ma l'hai preso o To The Sun? Era su Epic Game? No, qual è? Era si chiama, adesso tipo come si chiama? Era un gioco abbastanza bello in stile Bioshock, non so se è presente Bioshock. Sì. Ecco, era in stile Bioshock però su una nave. E si chiama era tipo due settimane fa. E si chiama, adesso non mi ricordo, un attimo che lo trovo. I am blind. Sono cieco, non lo trovo. Ce l'ho. Ma è sempre... Close to the Sun. Tipo Bioshock, però è sulla nave. Ed è abbastanza bello, fatto bene. Ma c'è sempre l'offerta? No, adesso è già andata. Adesso in offerta c'è Just Cause 4, un giochino di macchine tipo con una storia molto forte. E poi domani sera esce un altro gioco che è For the Night. Se è sempre un RPG. Sembra fatto bene un multiplayer, lo provo. Comunque te quando vedi i giochi magari c'è la stanzetta. Non hai permessi per scriverci. Non hai permessi? Dimmelo, te li do. Dov'è la stanzettina? Lista giochi gratuiti, non ci puoi scrivere? Nope, posso solo leggere. Vabbè. Allora poi ti do i permessi così quando... Dato che lo segui, perché non lo seguo sempre. No, ci vuole quasi sempre perché ci sono anche giochi abbastanza belli. Sì. Moonlight, non so se lo conosci, te lo ricordi? Moonlight era in tipo l'anno scorso. Quella di Michael Jackson. No, no, no. Si basa di concetto su questi dungeon, 5 dungeon, tu entri nel primo, devi arrivare a prendere la chiave per il primo. Devi prendere le prime 4 chiavi e poi arrivare in fondo, no? Poi in fondo c'è il boss, poi... C'è anche una parte di economia, tipo tu trovi gli item e li vendi, però i civili a volte ti chiedono degli item particolari e dopo ti appare la quest dentro, ti infili, trovi l'oggetto, prendi più soldi e quant'altro. Ma l'altra volta c'era Farming Simulator, me lo sono comprato, invece mi è scappato, lo davano gratuito su Epic Game, porca boia, buttato via 20 euro. Forse l'ho preso. Sì. Non lo so, sai, perché sinceramente non mi attrae. Ah, sì, ma anch'io, guarda, anch'io pensavo, non l'ho mai preso perché pensavo fosse una cavolata, invece ti rilassa, ti mette lì, ti rilassa parecchio, faccio rilassante. Invece guarda su internet Stone Shard, sempre un RPG in beta su Steam, l'ho preso 10 euro e li vale tutti, secondo me. Internet? Cioè, perché non sulla Switch non c'è, penso. Oddio, no, non c'è. A te comunque quando trovi qualcosa di interessante scrivimi anche in privato. Ok. Intanto... no, se no cosa faccio? Taggo sul canale, taggo... bravo pure, sì, sì. Taggo su lì, scrivo... no, non ancora per me, vabbè, scrivo da qualche parte, lo scrivo. Vabbè, sulla chat pubblica ce l'avrei il permesso, eh. Cazzo, se no... sì, ah, sì, almeno bello. Sì. Internet Simulator? No, cosa mi hai detto? No, no, Stone Shard. Ah. Stone Shard 14 euro. Cioè il prologo è free su Steam. Scaricati il prologo gratis su Steam. Cioè che è il tutorial in pratica. Carino, a me piacciono i giochi un po' così. Il tutorial è gratis, ora che ci penso, lo puoi prendere su Steam. Sì, ma 14 euro. Vabbè, intanto ti fai il prologo e ti diverti. Io faccio una cosa, io intanto me lo chiedo sul sito. Ah, lo chiedi direttamente così. Ma ho fiducia. Ci sta. Ma allora scusa, dammele anche a me le chiavi, cioè, scusa, te le tieni. Ma il problema è che me ne danno una, non è che me ne danno due o tre. Lo so. Me ne dassero due o tre, ragazzi, di molto volentieri. Però se ti danno la key, ah no, se ti danno la key per Octopack Travel e te la danno su Steam, non sulla Switch, perché c'è anche su Steam Octopack Travel. No, non sono furbi, se ce l'hai... no, a parte loro, se io ce l'ho su Steam... non so perché c'ho Steam collegato, hai capito? Beh, se te la danno per Steam, allora facciamo Steam Family, così ci gioco anch'io. Mi brucerà, la mia scrivita brucerà, prenderà fuoco, andrà a 100 gradi. Chiama? Te lo scrivo, aspetta. La Octopack l'avevo già visto e me l'era anche dimenticata, ed è molto carino. Poi in italiano. È il nuovo Final Fantasy, cioè, attenzione, rispetto a Final Fantasy XV è più vecchio stile, ecco. Sì. Questo è molto vecchio stile. Ma è per figlia, per gli occhi. Vabbè ragazzi, dai, io tanto chiudo la live perché siamo rimasti un po' a chiacchierare con Pablo. Noi ci vediamo domani alle 5:30 con Minecraft, ok ragazzi? Poi anche voi, se avete qualche gioco in mente carino da consigliarmi, sempre su Discord potete farlo, ok? Ok ragazzi, allora alla prossima, domani, ciao ciao!